Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come si risolvono i radicali e le loro condizioni di esistenza. Partiamo subito con due esercizi, perché dovete sapere che la condizione di esistenza, nota anche come CE, è diversa in base all'indice di radice. L'indice di radice qua è 2, quindi è un numero pari, mentre qua è 3. Se l'indice di radice è pari, la regola mi dice che la condizione di esistenza si trova facendo quello sotto radice, chiamato radicando, maggiore o uguale di 0. Quindi nel primo esempio, dove la radice qui è sottintesa è quadrata, quindi numero pari, dobbiamo risolvere 5 meno x maggiore o uguale di 0. Quindi portiamo meno 5 al secondo membro ricordandoci di cambiare segno. Poi, tutte le volte che ho un'incognita negativa, la regola è cambiamo segno a tutto e cambiamo anche verso. Se non vi ricordate come si risolvono le disequazioni, fate un passo indietro, guardate la mia playlist sulle disequazioni e poi ritornate qui. Quindi meno x è diventato x, maggiore uguale è diventato minore uguale, meno 5 è diventato 5. E questo è il nostro CE. Mentre in questo caso, siccome l'indice di radice è 3, ovvero un numero dispare, la regola mi dice che il CE è tutto R, quindi non mi può interessare assolutamente di che cosa ho sotto, non devo fare alcun calcolo, il CE è tutto R. E si scrive così. E si legge per ogni x appartenente ad R. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho 3 radici. E quindi la condizione di esistenza si trova facendo un sistema che conterrà tutte le condizioni di esistenza. La prima radice, siccome l'indice è pari, perché è 4, devo porre il radicando maggiore o uguale di 0. La seconda radice, di nuovo 8, è un numero pari, quindi devo porre il radicando maggiore o uguale di 0. Questa, siccome l'indice è 7, quindi dispari, abbiamo detto che non devo fare la condizione di esistenza perché la condizione di esistenza va fatta solo quando ho indice pari. Per cui il CE di questi tre radicali si trova facendo un sistema di queste due disequazioni. Risolviamo la prima. È una banalissima disequazione di primo grado, quindi meno x lo ricopio e il 2 lo porto al secondo membro ricordandomi di cambiare segno. Poi, come prima, tutte le volte che la x è negativa devo cambiare segno a tutta la disequazione e anche cambiare verso. La soluzione della prima disequazione la ricopio in bella copia, come abbiamo visto nel video dei sistemi di disequazioni. Risolvo la seconda. Porto l'1 al secondo membro e cambio di segno. E questa è la soluzione della seconda, per cui la ricopio qui in bella copia. Sappiamo che per risolvere un sistema di disequazioni dobbiamo trovare la soluzione facendo la tabella delle linee, ovvero una tabella in cui ho una retta con i numeri che ho trovato. In questo caso le due soluzioni sono 2 meno 1, dal più piccolo al più grande. La prima soluzione è x minore uguale di 2. Quindi devo mettere una linea da 2 verso sinistra, perché minore uguale è di qua, con il pallino pieno a indicare che voglio anche il 2. X maggiore uguale di meno 1, meno 1 qui, maggiore uguale, devo andare verso destra. E anche qui pallino pieno perché ho maggiore uguale. Se ci fosse stato solo maggiore, dovevo mettere il pallino vuoto. La soluzione è quella dove ho due linee contemporaneamente, quindi questa qui. L'intervallo ottenuto si scrive x compreso tra meno 1 e 2. E questo è il nostro CE. Andiamo a fare un ultimo esercizio. Questa volta ho una frazione, sempre con due radici, quindi per fare il CE devo fare un sistema con tutte le condizioni. Qui l'indice è pari e quindi abbiamo detto che la regola mi dice che devo porre radicando maggiore o uguale di 0. Qui l'indice è dispari perché è 9 e quindi abbiamo detto che quando è dispari non devo fare alcun CE. Tuttavia, siccome qui ho un denominatore, devo porre sempre il denominatore diverso da 0 e quindi poniamo il nostro radicando diverso da 0. Se invece di un numero dispari avessi avuto un numero pari, la condizione di esistenza era 2x meno 5 maggiore di 0, cioè non dovevo mettere anche l'uguale, perché tutte le volte che una radice è al denominatore, l'uguale non si mette mai. Andiamo a risolvere il nostro sistema, la prima è già fatta.
La seconda è un'equazione, quindi porto il termine noto al secondo membro cambiando di segno. Divido tutto per il coefficiente davanti all'incognita, quindi tutto per 2. La soluzione è x diverso da 5 mezzi. Anche qui devo fare una tabella con i due numeri ottenuti, prima 0 e poi 5 mezzi, perché se lo fate con la calcolatrice 5 fratto 2 viene 2,5, quindi è più grande di 0. La prima soluzione devo mettere una linea quando x è maggiore o uguale di 0, da qui in avanti, col pallino pieno. La seconda soluzione invece non è una disequazione, ma è un'equazione dove mi dice x diverso da 5 mezzi. Quindi farò tutto una linea e poi metterò un pallino vuoto in 5 mezzi, perché è diverso, quindi non lo voglio. La soluzione si ottiene prendendo le due linee contemporaneamente, quindi è tutto questo intervallo qui, che si scrive così: x maggiore o uguale di 0 con x diverso da 5 mezzi, perché qui ho un pallino vuoto e quindi non lo voglio. Se qui avessi avuto un pallino pieno, a questo punto la soluzione si otteneva facendo così, quindi solo x maggiore o uguale di 0. È ora di mettere in pratica quello che hai imparato da questo video. Se ti alleni con me ormai da un po', avrai capito che se ti eserciti e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. Non farti prendere dalla pigrizia, non rimandare, mi raccomando, fai subito gli esercizi e mettiti alla prova. E anche per oggi è tutto. Se hai un compito su questo argomento, io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Mi raccomando, non ti agitare, non andare in ansia, perché le cose le sai fare. Se invece hai guardato questo video così, tanto perché eri interessato, perché eri curioso, beh, ti faccio ancora di più i miei complimenti. È sempre un buon momento per passare del tempo a studiare e imparare cose nuove. Come sempre io mi presento, sono Monia Tomassini e ormai il mio motto lo conoscete tutti, è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.